Per la cronaca parliamo proprio di Alto Friuli e del continuo movimento di persone profughi che cercano asilo politico nel nostro paese. Proprio quest'oggi c'è stato un nuovo arresto nella zona di Trattolmezzo e Gemona. Un passer finito infatti in manette, portava anche un tredicenne con un gruppo di profughi, ma non sono gli unici fermi nel weekend. Sentiamo. Ennesimi ingressi di immigrati clandestini in Friuli. Ieri mattina, ma anche quest'oggi, la polizia ha operato per due rintracci e l'arresto di un passer. Domenica le pattuglie miste italo-austriache hanno individuato 11 pakistani, 10 adulti e un minore, tutti richiedenti asilo. La Polfer li ha trovati presso la stazione ferroviaria di Tarvisio. Questa mattina invece la polizia stradale di Amaro ha arrestato un passer ucraino di 25 anni per favoreggiamento dell'ingresso illegale in Italia di 12 profughi afghani. L'uomo è stato intercettato alla guida di un furgone con targa ucraina, posto sotto sequestro lungo l'autostrada A23 nel territorio di Gemona del Friuli, mentre stava trasportando 12 profughi, tutti richiedenti asilo. Nel gruppo anche un ragazzino di soli 13 anni. A Tarvisio i carabinieri hanno poi fermato, sempre questa mattina, un altro gruppo di immigrati, composto questa volta da 9 persone.